Benvenuti, sono Maria Laura dell'agenzia immobiliare Casa In e oggi sono qui per accompagnarvi nella visita virtuale di questo splendido rustico in località Ghiardello, completamente ricostruito e riprogettato da un noto architetto della zona. Vi invito a scorrere con il dito per ammirare il giardino che circonda completamente la casa. Un giardino di 3500 metri, completamente progettato e ricco di specie autoctone. Ora entriamo in casa. Appena si mette piede in questa casa ci si rende conto dell'amore e della dedizione che è stata messa nella progettazione di questa casa. Potete ammirare il rivestimento dei pavimenti in pietra vicentina, la progettazione del tetto e la favolosa stufa che vi permetterà di trascorrere degli inverni veramente molto calorosi. Questa è la sala, ovviamente, il posto perfetto per trascorrere in relax i vostri momenti in famiglia. Dietro di me abbiamo la cucina, uno spazio meraviglioso grazie a questo tavolo e alla cucina progettata su misura. Eccomi nella zona della cucina. Qui, come potete vedere scorrendo con il dito, abbiamo una visione a 360 gradi sullo splendido giardino che circonda la casa e dalla finestra della cucina possiamo ammirare la splendida piscina che vi mostrerò dopo. Una cosa che mi piace particolarmente di questa casa è il contrasto tra i materiali utilizzati in stile naturale e in stile industrial, come la splendida scala che ci porta alla zona notte. Qui al piano terra, oltre allo splendido salone e alla cucina, abbiamo altri due comodi locali e un bagno. Ci tenevo a mostrarvi dallo splendido soppalco che precede la zona notte il meraviglioso doppio volume della sala. Veramente un ambiente d'effetto e che gode della visuale sulla splendida campagna circostante. Come vi dicevo, questa è la zona che precede la zona notte. Qui troviamo un altro bagno comune alle due camere da letto singole, anche se decisamente grandi, e la camera padronale è invece servita da un bagno privato. Come promesso, eccomi a mostrarvi la splendida piscina che troviamo nel retro del giardino di casa. Davvero non viene proprio voglia di andare in vacanza in un posto così. Infatti alla mia destra troviamo una splendida tettoia che permette di ospitare le vostre cene estive e davanti a me c'è la zona legnaia dove riporre la legna per la stufa che vi ho mostrato prima. Vi ricordo che l'abitazione è dotata, oltre alla stufa, dell'impianto di riscaldamento normale e dell'impianto fotovoltaico. Io vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima visita virtuale.